Bentrovati con la nostra informazione. Attentato a Berlino, il Consiglio regionale pugliese esprime la vicinanza ai familiari delle vittime. Ve ne parleremo subito dopo la sigla. Attentato a Berlino, la vicinanza del Consiglio regionale pugliese ai parenti delle vittime. Polverino Ilva stoppa il trasferimento ad Augusta, ora le bonifiche. Pensioni, Consiglio generale della CISL. Donazione al Moscati con la vendita delle t-shirt di Iacovone. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. Il terrorista assassino di Berlino e i suoi ispiratori hanno spento con l'odio le luci di Natale. Il nuovo attentato contro gli innocenti lascia senza parole. Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, esprime il dolore e la condanna dell'intera assemblea per il dramma che si è consumato in Germania, replicando i momenti di sangue e di terrore già sofferti quest'estate a Nizza. Ancora una volta il bersaglio dei fanatici sono le persone semplici, i bambini, la vita normale. Ricacciamo la logica della violenza, che arma che ha devastato il mercatino natalizio e il poliziotto che ha ucciso l'ambasciatore russo ad Ankara, riaffermiamo i valori fondamentali dell'umanità. Tanto più in questi particolari giorni dell'anno fermiamo con la solidarietà dei popoli questa spirale di violenza che pensavamo interrotta. E il polverino dell'Ilva non sarà più trasferito ad Augusta, Legambiente chiede urgenti bonifiche nella città siciliana e a Taranto. Dopo la denuncia pubblica di Legambiente, le proteste delle associazioni ambientaliste, la mobilitazione popolare, le prese di posizione della sindaca di Augusta e di diversi esponenti politici, è arrivato lo stop al trasferimento del polverino Ilva via camion e via nave nella discarica Cisma a Melilli. Già domenica sera, sulla nave Eurocargo Livorno, ripartita da Catania diretta a Bar, in Montenegro, anziché a Taranto, non erano stati imbarcati i cassoni e le motrici impiegate per il trasporto del polverino. Poi, ieri pomeriggio, con una nota, il ministro Galletti ha annunciato che il polverino proveniente dall'Ilva non sarà più diretto alla discarica di Melilli, aggiungendo di aver ascoltato in questi mesi con attenzione le preoccupazioni della comunità della provincia siracusana, in cui già insiste un sito di interesse nazionale da bonificare e che proprio la delicatezza ambientale di quel territorio lo ha spinto a chiedere alla gestione commissariale dell'Ilva di accelerare quanto più possibile la conclusione delle procedure. Siamo soddisfatti del primo risultato ottenuto dalla mobilitazione delle associazioni dei cittadini, scrive Legambiente, ma non per questo cantiamo vittoria. Continuiamo a restare vigili sull'evolversi della situazione e a pretendere dai commissari Ilva tutte le informazioni in loro possesso relative ai rifiuti smaltiti a Melilli e dal ministro Galletti risposte chiare, tempi certi e rapidi per le bonifiche e i risanamenti ambientali che continuiamo ad attendere sia ad Augusta che a Taranto. Dal 2002 al 2014 gli emigrati dal Mezzogiorno sono stati oltre 1,6 milioni e il 51% di questi aveva tra i 15 e i 34 anni. In Puglia, secondo le stime della Fondazione Migrantes, nel 2015 hanno lasciato la regione oltre 5.000 uomini e donne e la quota di emigranti pugliesi in possesso di laurea è, fonte Svimez, del 32,5%. Come questo impoverimento generazionale, intellettuale, sociale di tutto il Mezzogiorno non possa interessare un ministro della Repubblica è scandaloso e le offese che ha rivolto ai giovani che spesso non hanno deciso ma sono stati costretti ad emigrare sono inaccettabili. E quanto dichiara il segretario generale della CGIL Puglia in merito alle affermazioni del responsabile del Dicastero del Lavoro, Giuliano Poletti. I nostri giovani fuggono da un precariato che impoverisce le vite e avvilisce percorsi di studi. Fuggono da salari da fame, da ricatto di un reddito a qualunque costo grazie al Jobs Act, che permette di licenziare come e quando si vuole. Fuggono da una regione, la Puglia, che ha visto esplodere i voucher da 1,1 milione del 2013 ai 5,7 milioni del 2016, dato aggiornato ad ottobre. Il tema delle pensioni è al centro del Consiglio generale della CISL. Sentiamo. Consiglio generale della CISL Taranto Brindisi oggi a San Giorgio Ionico sul tema più opportunità, più solidarietà, più equità intergenerazionale. Presente il segretario nazionale della CISL Maurizio Petriccioli, che ha dichiarato che a fine gennaio, in occasione della nuova fase di negoziato con il governo sul tema pensioni, il sindacato chiederà un adeguamento delle future pensioni dei giovani, ovvero una pensione di garanzia che non possa scendere al di sotto del 60% del tasso di sostituzione dell'ultimo stipendio. Petriccioli ha fatto il punto sull'accordo del 28 settembre scorso sulle pensioni 2016.
E già l'entità della cifra stanziata in questa finanziaria la dice lunga, sono 7 miliardi dedicati a risolvere alcuni dei più importanti problemi previdenziali. Voglio ricordare, tra le altre cose, avere risolto il problema delle ricongiunzioni onerose. Molti lavoratori e lavoratrici si trovavano a dover mettere insieme onerosamente i contributi per avere magari versato in più casse diverse e poi avere rivalutato le pensioni. Erano anni che purtroppo le pensioni in essere venivano falcidiate, quindi con questa operazione di parificazione della no tax area e di aumento della quattordicesima mensilità si dà un bel contributo. Il Consiglio ha rappresentato un'occasione per una riflessione generale sui principali temi di attualità, fra questi la nomina di De Vincenti a Ministro per il Mezzogiorno. La nomina di De Vincenti la vediamo favorevole, anche perché lui ha curato tutto il pezzo del CIS, aveva tutte le vertenze più importanti di questi territori, sia Taranto che Brindisi. Quindi ci auguriamo davvero che questa nomina possa continuare il lavoro affinché si possano portare a compimento e realizzare tutti questi progetti in itinere, ma che poi alla fine sono lo sviluppo di questi due territori. I carabinieri della compagnia di Martina Franca nel weekend appena trascorso hanno posto in essere una massiccia operazione di controllo del territorio. Nel corso di tale attività, in esecuzione di ordine di carcerazione, i militari hanno tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale di Taranto un 42enne di Carosino condannato ad espiare 12 anni, 3 mesi e 8 giorni di reclusione perché è riconosciuto colpevole di reati in materia di stupefacenti. Nell'ambito della medesima attività sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa 7 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti e nella circostanza sono stati sequestrati complessivamente 1,5 grammi di marijuana e 9,20 di hashish. Analoghi servizi saranno effettuati anche nei prossimi giorni. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Taranto nel ribadire al Comune la richiesta di informare gli ordini professionali circa l'esistenza di bandi o avvisi pubblici riguardanti tematiche relative a urbanistica, lavori pubblici, ambiente, mobilità e quant'altro, chiede con urgenza di riconsiderare il termine ultimo di presentazione delle candidature al bando per la mobilità sostenibile, attualmente previsto per le ore 12 del 24 dicembre prossimo. Con tempi e modalità più congrui alla complessità di quanto richiesto dall'ente stesso, al solo fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima trasparenza, come da direttive ANAC, nell'interesse supremo del civico ente. I 10 giorni concessi per la presentazione delle candidature, scrivono gli architetti, non sono adeguati a quanto richiesto nell'avviso. E anche quest'anno l'arcivescovo Filippo Santoro presiderà la messa della notte nella cattedrale di San Cataldo, l'eucaristia che sarà preceduta dalla processione in mare di Gesù Bambino. Alle ore 22 dalla chiesa di San Giuseppe partirà il corteo processionale guidato dal parroco Don Emanuele Ferro e proseguirà con le confraternite e la banda in via Garibaldi, piazza Fontana, in barco di via Cariati. Sulla banchina attenderà l'arcivescovo che rivolgerà ai pescatori, ai marinai e tutti i protagonisti di questo singolare pellegrinaggio in mare un invito alla preghiera e alla veglia. Monsignor Santoro darà inizio alla processione in mare con un lucernario, le fiaccole quindi saranno distribuite ai passeggeri delle imbarcazioni e con l'immagine del bambinello si imbarcherà su di una motovedetta dei vigili del fuoco. Il servizio in mare è coordinato dalla Capitaneria di Porto. La breve traversata prevede il passaggio da canale navigabile fino all'attracco del Castello Aragonese. Parteciperanno i vogatori del Palio di Taranto. Nella cappella del Castello Aragonese l'arcivescovo vestirà i paramenti e da lì si ricomporrà nuovamente il corteo a terra. Percorrendo via Duomo si procederà verso la cattedrale. E prosegue il progetto Taras. Ieri un nuovo incontro aperto alla cittadinanza a Palazzo Pantaleo. Incontro sul turismo sostenibile ieri al Palazzo Pantaleo di Taranto nell'ambito del progetto Taras, vincitore del bando Ambiente e Sviluppo di Fondazione con il Sud. A breve partirà un ciclo di Open Day per individuare insieme a tutti i cittadini un percorso per dare impulso al settore del turismo quale alternativa all'industria per l'economia ionica. Noi viviamo oggi una fase del progetto Taras particolarmente orientato alla creazione di nuova impresa turistica sul territorio ionico attraverso il laboratorio Start TA che si compone di un momento di formazione, un percorso formativo della durata di 300 ore finalizzato alla creazione di nuova impresa turistica sul territorio ionico.
Iniziato da pochi giorni abbiamo riscosso una partecipazione davvero ingente, attiva da parte della comunità ionica. Sono state selezionate 20 idee di nuova impresa, sono state chiamate a raccolta. Il percorso formativo è partito con queste nuove 20 idee di impresa turistica. Contestualmente stiamo gestendo l'incubatore Startup per la creazione di nuova impresa attraverso l'azione consulenziale di esperti e supporti logistici ed information technology. Ospite e relatore Gianfranco Ciola, direttore del Parco delle Dune Costiere che si estende fra Ostuni e Fasano, che ha parlato proprio di come la struttura che fa parte della rete dei parchi del Salento abbia guadagnato il prestigioso riconoscimento della certificazione CELS, la Carta Europea del Turismo Sostenibile, diventando motore di sviluppo locale. I 31 presepi in concorso per la 37esima edizione della Mostra del Presepe saranno premiati da una giuria altamente qualificata, composta dai grandi professionisti del mondo artistico e giornalistico. La giuria, che si riunirà il 29 dicembre, sarà composta dalla critica d'arte Sara Liuzzi, dal presidente dell'ICMEA Giovanni Mirulla e dall'architetto Jasmin Pignatelli. La premiazione ufficiale e la comunicazione delle eventuali menzioni speciali avrà luogo venerdì 6 gennaio alle 18.30 nel quartiere delle Ceramiche, dove verrà assegnato il premio unico Interpretazione del Presepe tra tradizione e innovazione, del valore di 2.000 euro. L'opera vincitrice andrà ad arricchire il patrimonio presepiale di proprietà del comune di Grattaglie e confluirà nella sezione dei presepi nel Museo della Ceramica. Grande festa domenica sera a Relay Sto sul Mar Piccolo per la chiusura della prima edizione della Mostra del Cinema di Taranto. Siamo emozionati, esordito il direttore artistico Mimmo Mongelli, per l'attenzione che è stata riservata a questa iniziativa. Taranto ha bisogno di occasioni come questa e siamo felici di aver dato il nostro contributo. A raccontare Taranto ci hanno anche pensato alcuni giovani filmmakers che hanno partecipato al contest promosso per l'occasione. Primo premio da 1.000 euro da Merigo Ruocco con il suo documentario Scurisciuta. Secondo posto per Virginia Marinò e Sunita Milella dell'Istituto Cabrini, anche loro selezionate da una giuria qualificata presieduta dall'attore e regista Alfredo Traversa. La Mostra del Cinema è stata anche occasione per ricordare la figura di Anna Fugè nel 50° anniversario della morte, grazie all'iniziativa dell'Associazione La Bottega delle Idee, che ha promosso una prima nazionale, un libro catalogo e una mostra interamente dedicata all'artista. Questa mattina è stata effettuata una donazione in favore dei degenti del reparto dell'ospedale oncologico Moscati di Taranto. Consegnati una poltrona relax, una TV HD 32 pollici, tre deambulatori con ascellari, tre deambulatori con ruote, tre sedie con ruote e una poltrona con ruote. Tale evento è stato reso possibile grazie ai fondi raccolti con la vendita delle t-shirt Iacovone presso il Taranto Point Cascarano, Corso Piemonte 88. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla signora Paola Raisi, moglie del compianto giocatore. Allenamento pomeridiano ieri per il Taranto in vista della trasferta di Matera in programma giovedì 22 dicembre alle ore 20.45 allo stadio 21 settembre. La truppa rosso-blu di mister Pantaleo De Gennaro ha effettuato un lavoro tecnico-tattico. Recuperato Francesco Pambianchi, indisponibili Francesco Potenza, Elio Negro e Mauro Bollino. Nella giornata di oggi è prevista una seduta pomeridiana. Intanto ricordiamo che il prefetto di Matera, con provvedimento 16 dicembre, ha disposto l'interdizione della trasferta a Matera dei tifosi della squadra del Taranto, l'eliminazione del settore ospiti e il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto. La Valle di Tremartina incappa nella seconda sconfitta consecutiva, arrivata per 73-85 contro l'Action Now Monopoli. Non è l'inizio di girone di ritorno che ci si augurava in casa Valle d'Itria Basket Martina, sconfitta per la seconda volta in stagione dall'Action Now Monopoli sul punteggio di 73-85. Dopo la batosta di Celle, infatti, coach Terrulli cercava risposte positive da tutto il suo gruppo, che però non sono arrivate. Sono riaffiorati infatti i vecchi difetti nella gestione dei possessi che hanno consegnato due punti pesanti al Monopoli e condannato sempre più al penultimo posto un Martina ora distante ben 4 punti dal Castellaneta. Il vicecampione della GP2 Antonio Giovinazzi, 23enne di Martina Franca, è il terzo pilota della Ferrari, oltre a Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen. A darne notizia Sergio Marchionne, presidente AD della Ferrari, durante un pranzo natalizio per lo scambio di auguri fra la casa automobilistica, la scuderia e i giornalisti.
Ed era l'ultima notizia, vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.